ciao a tutti gli amici da Back Direction. Oggi vi andiamo a mostrare come si misura la corretta lunghezza della catena quando si va a sostituire o semplicemente a manutentare. E il discorso vale per guarniture triple oppure doppie, quindi con tre corone oppure due corone. Andiamo a vedere dal lato pratico come si fa, come si misura la corretta lunghezza della catena. Il trucco per misurare la corretta lunghezza della catena è molto semplice: basta posizionarla nel pignone più piccolo e nella corona più grande. Andiamo a tirare la gabbia del nostro cambio. La lunghezza della catena è corretta quando il cambio è perfettamente in asse col terreno. Quindi la puleggia superiore e la puleggia inferiore sono perfettamente verticali. Per andarla poi a chiudere utilizziamo una falsa maglia, che è molto comoda anche soprattutto in mountain bike. Infiliamo da una parte, infiliamo dall'altra. Un trucco: siccome il cambio è molto tensionato, magari posizioniamo quando la andiamo a chiudere la catena nel pignone più piccolo. Andiamo a chiudere la falsa maglia. E la nostra catena è chiusa in modo corretto. Come avete visto, l'operazione è molto semplice. Abbiamo ottenuto un cambio perfettamente, otterremo un cambio perfettamente funzionante, in quanto la sua gabbia è, quando la catena è nella corona più grande e nel pignone più piccolo, perfettamente verticale. Bisogna prestare molta attenzione alla corretta lunghezza della catena, perché cosa può succedere se è sbagliata? Se è troppo lunga, può succedere che magari avendola nella corona più grande e nei pignoni più piccoli, in discesa va a sbattere e quindi va a togliersi e va fuori sede dalla corona. Se è troppo corta, rischia addirittura di non andare nei pignoni più grandi, perché il bilanciere del cambio non ce la fa a portarla. Quindi la corretta lunghezza della catena è molto importante. Come avete visto, l'operazione è molto semplice. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima puntata da Back Direction.